Bene, ringraziando il Signore siamo riusciti anche stasera a metterci in posizione giusta. Un saluto a tutti quanti nella pace e nella gioia di Cristo Gesù. Oggi sabato 10 febbraio 2024. Che la pace del Signore sia con tutti noi, stiamo registrando in tutti i modi, in tutte le qualità, questo meraviglioso studio di Intic Talk. Sapete che ci sono diversi video fatti in tanti modi che sono tutti registrati nel mio profilo di YouTube, dove sono con mia moglie nella foto. C'ho moltissimi profili, non perdetevi, ma l'importante è che entrate dove sono con mia moglie perché gestisco recentemente quei profili. Lo dico in partenza di ogni video perché così se c'è qualcuno nuovo, mentre TikTok blocca il profilo, non si perde nessuna cosa. Andando in YouTube trova tutti i video recenti in originale. Magari qui sono ricopiati e magari si vedono un pochettino male, però lì troverete l'originale. Ebbene, anche stasera vogliamo parlare della parola di Dio che fra poco vi dirò, così lo cercherete. In Prima Samuele capitolo 4. Se avete una Bibbia, cercatelo. Prima Samuele capitolo 4. Mentre noi adesso ci appresteremo a pregare, e se non ci sono i doppi, Robè, se puoi chiudere il microfono, o lo chiudo io il microfono, lo chiudo io. Ah, chiudo, chiudo, Gioia. Quando devi parlare lo apri, perché forse stai facendo qualcosa a casa, entra il rumore. Gloria a Dio. E anche stasera, oltre la parola di Dio, ci saranno testimonianze, se lo permetteranno anche le persone. Ci saranno guarigioni e ci saranno anche indicazioni come poter uscire da problemi cronici, diabete, mal di schiena, mal di testa, cervicale, mal di gambe, mal di fegato, pancreas, intestini e ancora qualsiasi tipo di malattia è possibile guarire. Perfino dell'ictus. Pace, fratello Pietro Battaglia, Rosaria, Dio ti benedica, benvenuto. Il Signore sicuramente farà delle cose bellissime per ognuno di noi, sta a noi poter imitarci. Come sempre dico, mentre pregherò, ognuno di voi possiate discernerne se è necessario oppure no. Io vi direi di mettervi in ginocchio giusto il momento che pregheremo. E mentre pregate, chiudete gli occhi e buttate tutto ai piedi di Gesù. Gesù lo dovete vedere immaginariamente, con la vostra mente davanti a voi. Solo così potrete avere stasera stesso una guarigione completa di tutto il vostro essere. Se fate Gesù come vostro Signore e gli dite pietà di me, Gesù, abbi pietà di me. Pace, fratello Fred, Mercurio, Dio ti benedica, benvenuto. Che la pace sia con te. E con te e con la tua famiglia, che
con Valentina e con tutti quelli che ti circondano. Che la gioia del Signore sia sempre tra la tua vita e che benedica soprattutto tutta la tua famiglia, anche il lavoro che stai facendo. Ti raccomando, le lattughe. Ora che sta piovendo, te li abbevera il Signore, ti risparmia un pochettino. Ebbene, ritornando a come poter usufruire di questi benefici attraverso Dio, attraverso Gesù, noi dobbiamo commuovere il cuore di Dio e di Gesù. Se noi riusciamo a commuovere il cuore di Dio e di Gesù, tutto quello che gli diremo lo avremo. Grazie di questo cuore meraviglioso, Frank. Grazie di questa Amen. Dio ti benedica, fratello. E allora, che cosa aspettiamo, cari, nella grazia? Fortunato. Grazie, grazie, grazie di questa rosa. Fred, ti amo con tutto il cuore. Magari fossero tutti come te, gioia del mio cuore. Una rosa costa neanche un centesimo, neanche un centesimo. La gente invece se ne va nelle live dove fanno che si alzano la minigonna oppure spremono il latte alle mucche o alle vacche e gli mandano perfino i gettoni d'oro. Grazie che Valentina mi sta salutando. Falla venire pure. Come? Io vedo poca nudità. No, nelle live poca nudità. C'è poca nudità. Qualche reggicarsi, ma. Sì, però. Mi senti? Sì, ti sento, però quel reggicalze che si alza appena appena. Gli mandano oro, argento, rose, a mai finire. E mirre. Ma ti rendi conto? Ieri sera ho fatto una live, che non so se l'hai sentita nella ripetizione, non lo so, che mi sono sentito tremare il cuore anche io. Sai cosa ho ricevuto? Solo due persone, amen. La sorella Margherita Carducci è Immacolata. Nessuno si è permesso di dire Amen, nessuno. Come se avessero il cuore Angelo, di pietra, di io ho pietra. visto in una live battere il record del mondo di TikTok, vincere 1.270.000 punti di regali Ma ti rendi conto? senza mostrare assolutamente niente. E cosa faceva? Cosa faceva? Si E leccava come il. facevo? Ho chiesto a Gesù che la supportava questa persona, che l'aiutava. Ah, che bello. E perché non lo fai pure a me allora? Perché non lo fai pure? Ma io prego ogni tanto, Bravo, ma bravo. lei perché c'ha una famiglia numerosa, c'ha Sì. la madre, il padre gli è morto. C'ha le sorelle coi figli e c'hanno un po' di spese. Sì. Hai fatto bene allora, che così si recupera delle spese. Gloria a Dio. No, ma se Bene. ci penso, non gli ho mai chiesto quanto ha vinto in soldi, eh? Sì. Non c'ho mai il coraggio, dico, l'ha vinti lei, il Signore l'ha provveduta, sono soldi suoi. Vabbè, ma ti ha ringraziato oppure Hai no? capito Ti ha ringraziato oppure che? No, no, vabbè, ma ringraziato, io volevo che ringraziava pure il Signore, è stato lui che. Io ho solo pregato. Ah, bene, bene. Bravo, bravo Roberto. Bravo Roberto. Stai andando benino, stai andando. Gloria a Dio. Non lo so, Angelo, se tu te ne intendi. Gli hanno mandato
Oh. I leoni valgono 30. Ma che ti dico? Una cosa impressionante. Gloria a Dio, che bello, hai visto che bello? Bene, cari nella grazia, allora iniziamo a pregare. Sappiate che qui c'è Roberto che quando lui prega dice che tutto va bene. Allora, Roberto, io sto iniziando a pregare, prega insieme a me, così facciamo andare bene tutto. Va bene? Gloria a Dio. Padre Santo, Dio d'amore, nell'amore santo del tuo figliolo vogliamo venire a te anche stasera, principalmente toccato nel cuore e nell'animo e nello spirito, Padre, che stasera non solo che cadranno tutti in ginocchio davanti a te e davanti a tuo figliolo Gesù Cristo, ma faranno dei doni innumerevoli. Come dice Roberto, chissà quante gliene hanno mandate a quel poverino che aveva bisogno, poverina che era, ma qui c'è un bisogno grande, dobbiamo costruire, Padre, la grande clinica missionaria dove tutto il mondo sarà guarito. Perciò vuol dire che abbiamo bisogno molto, molto aiuto, soprattutto di te, Padre, perché questo popolo è scarso. È morto di fame e non ha neanche per loro un sostentamento. Ma quello che chiediamo, Padre, che tu rinforzi questo popolo onde loro possono fare dei regali anche loro. E ti voglio pregare di benedire fratello Frank e Valentina e sua suocera, Padre. Ti prego ancora per Roberto mentre lui prega per me. Io prego per lui, Padre, benedicelo nei suoi dolori, nei suoi affanni, nelle sue difficoltà. Ho sentito che l'altro giorno sentiva male la gamba, Padre, ha dovuto passare della crema, Padre, per il dolore. Fai che questi dolori diminuiscono, Padre, che non abbia più dolori, Padre. Ti prego, se c'è bisogno di qualcosa da fare, Padre, convincilo tu. Come sai tu, Padre, a Roberto? Benedicelo, aiutalo e sostenilo. Signore, ancora ti voglio pregare per Aboul Diana 69, questa ragazzina, Signore, che l'amo come una figlia, Padre. Ti prego di benedirla. Benedicela grandemente, Signore. Fai che possa avere una vita felice, Signore. E ancora Padre, benedice la sorella Maria Rosaria che ogni tanto ci viene a vedere stasera con noi. Spero che possa salire nella webcam, che ci possa onorare della sua testimonianza, come si sente, cosa ha fatto il Signore per lei. Ti prego Padre che possa dare l'invito a salire. E ancora Padre, ti voglio pregare per Maria Mango, 78, che è qui con noi, benedicela, sia lei che tutta la sua famiglia, benedice Venturino, fa Bozzi, sia lui che tutta la sua famiglia, ti prego anche per Rosario Antonio, benedicelo, sia lui e tutta la sua famiglia, ti voglio pregare ancora per Immacolata Verdicchio, Signore, benedicela, Signore, ancora ti voglio pregare. Ancora per Margherita Carducci, Signore che oggi mi ha scritto che c'è un problema, Signore, tu lo sai qual è questo problema, Signore, ungila dall'alto, Signore, a Margherita Carducci, che possa cessare questo problema che ha. Signore, tu sai cosa soffre lei. Ogni tanto si ritorna a questo problema, Padre. Fai che possa essere tolto completamente per sempre, Padre, perché quando lo fai tu, Padre, tutto funziona in eterno. Quando lo fa l'uomo è una cosa temporanea, Padre. A che viene, a che non viene, a che se ne va, a che viene di nuovo, Padre, sembriamo intermittente, ma quando lo fai tu, papà, è eterno, Padre, e io ti prego, fallo tu, Padre. Stendi la tua mano su Margherita Carducci,
rinforzala con la tua potenza e guariscila, qualunque esso sia, questo problema. Grazie Padre Celeste per questa gioia, per questo amore che tu gli darai. Signore, ancora ti prego ancora per i suoi figli, Signore, ti prego per suo marito Michele, benedici ancora il lavoro che fa suo marito e che possa aumentare ogni cosa secondo la tua volontà, nella sua ricchezza, nella sua fabbrica, e ogni cosa possa andare secondo come tu vuoi, papà. E ancora, Padre, benedice la sorella Margherita Sagnibene, Signore, nella sua vita, il suo amico. Sì, Signore, benedice ancora i figli sia di Margherita che del suo amico. Benedice ancora tutta l'esistenza, Signore, che hanno davanti, Signore. Grazie, Padre. E ancora benedici la sorella Samantha Rossi, benedici ancora Cataluna, Padre, benedici ancora tutte le sorelle che ci sono nelle live, che verranno più tardi oppure altri giorni, Signore, benedicele grandemente, Signore. Chiunque esse siano, benedici Graziella Cassola e ancora fratello Luigi, ancora benedici fratello Pietro, Rosaraia, benedici ancora fratello Pietro Randoni, questo grande missionario, pastore. Grazie Padre, e ancora Padre, quante ce ne siano nel rullo, Padre, stendo la tua mano, che possa essere benedetti tutto il popolo, Signore. Sì, Padre, stendo la tua mano, che è più lunga della mia, Padre, raggiungili dappertutto, Signore, e che possono essere benedetti tutti quanti, Padre, nell'amore e nella grazia del tuo figliolo Gesù. Grazie, Padre, ancora per questo. E per ultimo, Padre, benedici me, benedici la mia casa, benedici mia moglie, i miei figli, mia nuora, mio genero, i miei nipotini, ancora le mie sorelle e fratelli in carne, e ancora i miei fratelli e sorelle in spirito, Signore, e ancora quanti sono affascinati da questo Signore, da questo Dio che ci vuole aiutare, ci vuole sostenere, e quanti ancora lo bestemmiano, che possono fare una fine a questa bestemmia, avvicinarsi a Dio e chiedere perdono, ancora quanti dicono di essere atei, che si danno una morsa e lasciano andare questo ateismo e tornano non alla religione, ma avere un rapporto con Dio e con Gesù come si ha con il suo partner, una relazione. Una relazione diretta con Dio e con Gesù. Grazie Padre che tutti possono avere questo istinto di relazionarsi, e grazie Padre ancora per questi giorni felici di pace che tu ci stai donando qui in Sicilia. Signore, ti chiedo ancora di rafforzarci l'istinto, la forza, la potenza che tu ci vuoi donare ogni giorno. E buon Padre Celeste, stasera ancora benedici fratello Salvatore, che può darsi che abbia tempo di venire, Signore, fai che ci possa raggiungere, e ancora la sorella Francesca, Gatti, Davide, Signore, fratello Antonio, benedicelo che sta arrivando adesso, e ancora benedici ancora Bomb, che è arrivato, il fratello Luca Gaggiullo, che è arrivato adesso, la sorella Sara, che è arrivata adesso, a Mozart, a Leg Messi, benedicili tutti, e a tutti quelli che non vedo durante il rullo, benedicili tutti, Signore. Ancora a Rosaria, che è arrivata adesso, Signore, benedicela, e che possano trovare riposo, salute, benessere direttamente da Dio e da Gesù. E buon Padre Celeste, ancora ti chiedo di benedire la parola che leggeremo adesso, come abbiamo detto stasera, in Prima Samuele
capitolo 4, Padre. Sì, Signore, non ci abbandonare al delirio, ma fai che possiamo essere sempre come luce per le nazioni, tutte quante, Signore. Benedici Roberto, Signore, ancora una volta, Signore, che possa sentirsi sempre più meglio e che possa inondare il suo amore a tutti i popoli della terra. Grazie, Padre. Nel nome santo del tuo figliolo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. E gloria a Dio. E come abbiamo detto, cari nella grazia, adesso leggeremo la parola in 1 Samuele capitolo 4. Chi ha una Bibbia può prenderlo. E qui dice come testo: Israele sconfitto dai Filistei. Che si impadroniscono dell'arca morte di Elì e dei suoi figli. Questo è il titolo che gli hanno dato a questa parola i fratelli quando l'hanno trascritta. Ma il significato? Elia. Il profeta. Elia è il profeta che era a quei tempi. C'erano i suoi figli che non marciavano bene, i suoi figli quando la gente portavano sul tempio della carne, mentre l'arrostivano, ci andavano i suoi figli, gli infilavano il forchettone, ciò che prendevano se lo portavano. Facevano degli scandali i figli di Elia, non seguirono suo padre e suo padre era sempre angosciato per questo motivo. E qui in questa parola, Prima del popolo di Israele. sì, nel popolo di Dopo Israele. Noè, prima del popolo di Israele. Allora, Prima. qui parla in 1 Samuele, ti dico dove viene così lo capisci. Prima Samuele viene dopo Ruth, dopo la parola di Ruth. Questo si parla che siamo molto molto avanti Aspetta, di dove parla. dopo Samuele che c'è? Dopo Samuele, te lo dico Dopo subito. Samuele Dopo prima Samuele ci dovrebbe essere secondo. No, ci dovrebbe essere secondo Samuele. Sì. Secondo Samuele c'è. Poi dopo secondo Manuele, se ti interessa, te la dico tutta. Ma non siamo su dove hai detto tu, molto avanti siamo. Va bene? Sì, ma dopo l'esodo ci sono tante altre cose. Poi c'è Deuteronomio, eh? C'è Deuteronomio. Samuele, siamo prima dell'Esodo No, no, o dopo, dopo l'Esodo? dopo, ma molto dopo. Dopo. Poi c'è Deuteronomio, c'è Giudici, ci sono tante, tante parole. Comunque, Ho capito. se ci stai un poco attento, magari ci dai una sbiticciata stasera oppure domani, te li segni tutti. Io nella Bibbia ho l'incisione che l'ho comprata apposta, ci sono delle cavità, te li No, faccio. sai perché? Lo sai perché? Faceva riferimento a Noè. Ah no, vabbè, ma se vanno e vedi questi punti neri? Li vedi questi punti neri? In questi punti neri ci sono scritti tutti i capitoli, i nomi. Ogni punto ci sono raffigurati quattro capitoli, cinque capitoli di nomi, vedi? Vedi?
Insomma, se Così di... trovi subito. ma più c'è più rapidità a trovarli, però poi quando te li insegni a memoria ti dovresti comprare una Bibbia così, con i punti cardinali, che mentre guardi già si vedono tutti i punti e già riesci a trovarli subito, finché tiramenti dove sono i capitoli e poi ci vai ad occhi chiusi, hai capito Roberto? Dai, fai così. Allora, Devo farmi interrogare perché io primo Samuele e secondo Samuele e primo re e secondo re non ho letto poco della Bibbia, ho letto altre parti di più. Ad vabbè, ma adesso tu dovresti... esempio Sansone, la storia di Sansone non la conosco per niente. Ruth invece la conosco, Daniele, Ezechiele. Sì. Capito? Ci sono delle parti che conosco di più che ho letto Ma va e bene, delle parti che conosco di meno. ma va Anche perché bene, non mi piacevano. Primo Samuele, secondo Samuele, primo re, secondo re, non mi piacevano. Non li leggevo quasi mai. Vabbè, comunque leggi, leggi. ma guarda che non deve piacere a te, Roberto. Tu la devi leggere per darle ai tuoi simili. Non deve piacere a te. No, ho preferito leggere sempre altre parti. E va bene, ma... No, ma va bene, Sì, ma va bene, ma una volta, adesso che tu devi diventare... io so di quello che la Ascolta, mia cosa. sì, ma una volta tu lo leggevi per te, hai capito? Adesso tu lo devi leggere per il popolo che Dio ti deve affidare. Ester, non Ester. l'ho mai letta. Eppure Mai letta. Ester è una buona lettura, che c'è lo Ho zio. letto Ruth, Va bene, ma comunque tutta la Bibbia è buona, Roberto, ok? È solo che noi, sempre ispirato. sì, è solo che noi, magari, come dici tu, hai preferito quei punti che ti davano più gioia, ti davano più stimolazione. Però adesso tu la dovresti leggere dalla Genesi all'Apocalisse, tutta tanda tanda, perché solo così si può afferrare, diciamo, la conclusione di ciò che Dio dice. Perché se saltelliamo nella Bibbia, non ritroviamo l'essenza che Dio ci vuole spiegare, capito? Perché avremo sempre dei buchi vuoti nella nostra mente, essendo che saltelliamo nel leggere la Bibbia. Mi segui, Roberto? Se tu fai quello che ti dico io, vedrai che sarai più vivace nel leggere e anche nel meditarlo, e il Signore ti benedice di più. Bene, adesso vado avanti, Roberto, permettimi. Allora, qui, come dice il testo, muore il padre con i suoi figli, morte di Elì e dei suoi figli. Guardate, in una battaglia muore tutta la famiglia, perché purtroppo si sono sbiati in un modo o nell'altro. I figli si sono sbiati per conto loro, che non hanno preferito fare di testa sua e non ascoltare il Signore e non farsi benedire dal Signore. Abusavano nei sacrifici che la gente portava al tempio, mentre loro cuocevano la carne e dovevano fare i profumi. Di profumo soave al Signore, loro andavano lì, la carne com'era, era mezza cotta, mezza cruda, oppure gliela avevano messo proprio appena appena, e loro andavano lì, ci infilavano il forchettone nella pentola, tutta la carne che riuscivano a prendere, se la prendevano e se la portavano. E i poveri
che portavano questo sacrificio, li pregavano: non fate così perché il Signore vi maledirà. E loro con disobbedienza gli dicevano: noi facciamo come vogliamo noi, voi state zitti. E allora gli diceva: ma magari lascia che si faccia evaporare la carne, che si cuoce, che lascia il suo liquido, che come profumo che alzi al Signore. No, noi la vogliamo adesso e ce la portiamo e ce la cuociamo per conto nostro. Guardate, e il padre è lì, sentiva che i suoi figli facevano questo e non li rimproverava mai. Ecco perché Dio, come lezione, fece morire padre consecutivamente lo stesso giorno e tutti i suoi due figli. Ecco, adesso leggiamo come dice la parola, magari ci potrebbe essere qualcosa in più. E allora, prima Samuele, capitolo 4, la parola di Samuele era rivolta a tutto Israele. Or Israele uscì a combattere contro i Filistei e si accampò presso Eben Ezer, mentre i Filistei erano accampati presso Afek. Poi i Filistei si schierarono in ordine di battaglia contro Israele, il combattimento divampò. E Israele fu sconfitto davanti ai Filistei, che uccisero sul campo di battaglia circa 4.000 uomini. Quando il popolo fece ritorno nell'accampamento, gli anziani di Israele dissero: perché l'Eterno ci ha oggi sconfitti davanti ai Filistei, andiamo a prendere a Shiloh l'arca del patto dell'Eterno, perché venga in mezzo a noi e ci salvi dalle mani dei nostri nemici. Così il popolo mandò a Shiloh a prendere di là l'arca del patto delle degli eserciti, che siede fra i cherubini, e i due figli di Eli, Ofni e Fineas, erano là con l'arca del patto di Dio. Quando l'arca del patto dell'Eterno entrò nell'accampamento, tutto Israele esplose in un grido di gioia così forte che la terra stessa tremò. I Filistei, all'udire il fragore di quel grido, dissero: che significa il fragore di questo grande grido nell'accampamento degli ebrei? Vennero poi a sapere che l'arca dell'Eterno era arrivata nell'accampamento. Così i Filistei ebbero paura perché dicevano: Dio è venuto nell'accampamento, ed esclamarono: giammai a noi, poiché guai a noi, poiché una tale cosa non è mai avvenuta prima, guai a noi, chi ci salverà dalle mani di questi dei potenti? Questi sono gli dèi che colpirono gli egiziani con ogni sorta di piaghe nel deserto. Siate forti e comportatevi da uomini o filistei, affinché non diventate schiavi degli ebrei, come essi sono stati schiavi vostri. Comportatevi da uomini e combattete. Così i Filistei combatterono e Israele fu sconfitto
e ciascuno fuggì alla sua tenda. La strage fu veramente la grande di Israele. Caddero 30.000 fanti. Anche l'arca di Dio fu presa e i due figli di Eli, Ofne e Finehas, morirono e un uomo di Beniamino corse da campo di battaglia, giunse a Shiloh. Quello stesso giorno, con le vesti stracciate e la testa coperta di terra, quando arrivò, ecco, egli era venuto sul suo sedile ai margini della strada, guardando perché il suo cuore le tremava per l'arca di Dio. Come l'uomo entrò in città e riferì dell'arca da caduto, un grido si levò da tutta la terra. Quando Elì udì il rumore delle grida, disse: che significa il rumore di questo tumulto? Poi l'uomo venne in fretta a riferire dell'accaduto a Elì. Ora Elì aveva 98 anni. A sua vista si era così affuscata che non vedeva più. L'uomo disse a Elì: sono colui che è giunto dal campo di battaglia, sono fuggito oggi dal campo di battaglia. E Elì disse: come sono andate le cose, figlio mio? Allora il messaggero rispose e disse: Israele è fuggito davanti ai Filistei e c'è stata una grande strage fra il popolo, anche i tuoi due figli, Ofne e Finehas, sono morti e l'arca di Dio è stata presa. Ora, appena fece menzione dell'arca di Dio, Elì cadde dal sedile all'indietro e a fianco della porta si ruppe il collo e morì, perché egli era vecchio e pesante, era stato giudice di Israele 40 anni. Sua nuora, la moglie di Fineas, era incinta e prossima al parto. Quando sentì la notizia che l'arca di Dio era stata presa e che suo suocero e suo marito erano morti, si curvò e partorì, perché colta dalle doglie, mentre era sul punto di morire, le donne che l'assistevano le dissero: non temere, perché hai dato alla luce un figlio. Ella però non rispose e non si prestò attenzione, ma chiamò il bambino Icabod, dicendo: la gloria si è allontanata. Da Israele, perché l'arca di Dio era stata presa e a motivo di suo suocero che è di suo marito, e disse: la gloria sia allontanata da Israele, perché l'arca di Dio è stata presa. Fin qui la parola del Signore. Vogliamo fare un piccolo riassunto su questo messaggio che abbiamo letto. L'ho voluto leggere tutto d'un fiato per dare una piccola spiegazione, perché il contesto è molto molto piccante. Vi ho accennato prima di leggere le cose che fecero i figli di Eli. Non solo facevano che disturbavano chi veniva al tempio e gli rubavano la carne dentro la pentola, ma facevano anche altre cose, si viziavano
alcune donne e facevano anche altre cose e non voglio neanche dirle qui in live. Ma sappiamo che i figli di Eli si comportarono disonestamente e Dio, in un modo o nell'altro, abbandonò alla morte questi due figli, e con la pena che quando il messaggero che fuggì dal campamento portò la notizia in paese dove c'era suo padre, e lì seduto davanti la banchina della porta, mentre sentì il rumore di grida, si informò che cosa succedesse e il messaggero si avvicinò e gli disse: "Sì, mio signore, Israele è fuggito davanti ai nemici, ai filistei, e si sono sbandati tutti. Io ho ritrovato le forze che sono fuggito e sono venuto qui a portarvi la notizia. E anche i tuoi figli, Ofne e Eli, sono morti tutti e due." Quando Eli sentì che i suoi figli furono uccisi, preso di spavento, si buttò all'indietro e mentre si buttò all'indietro cadde e dette la nuca sul gradino e restò morto perché era pesante, grande negli anni, aveva 98 anni. Sappiamo, un corpo anziano, se fa una caduta, fa danno. E qui vediamo che Dio in un solo giorno si vendicò di tutto quel male che fecero i figli perché disprezzavano il suo popolo, il padre perché non castigava i suoi figli e li portava alla ragione. Vedete, questo è un insegnamento per voi genitori che avete dei figli. Non gli sorridete sempre ai vostri figli quando fanno i maleducati, ma dovete castigarli, se possibile, come meglio si è possibile. Non usate pene forti, ma pene plausibili perché sono bambini. E se sono già grandicelli, andateci con calma e con giudizio perché quando l'albero comincia a essere duro non si può piegare e se lo piegate tutta una volta l'albero si spezza. E così sono i vostri figli. Se non l'avete domati quando erano bambini, adesso che sono grandi ci dovete andare con astuzia, con delicatezza, con amore e poterli portare verso la ragione della sapienza di Dio in Cristo Gesù, soprattutto perché gli fate un bene a loro che li porterete verso la salvezza eterna, perché continuando di come stanno continuando, sicuramente andranno a perdersi. E questo Dio si dispiace che il suo popolo si perde per non avere saggezza, per non avere giudizio, per non avere la persona che l'ha potuto aiutare, o il padre, o la madre, o un parente, o uno zio, o un nipote. Quando vediamo qualcosa, cerchiamo di intrufolarci nella famiglia e poterli aiutare in un modo o nell'altro, di dargli dei consigli, di dargli qualche indicazione come poter andare avanti nel giudicare le questioni familiari, ma sempre con delicatezza, perché ognuno di noi abbiamo un compito e questo compito ci ha dato Dio e lo dobbiamo portare avanti fino alla fine. E qui, oltre a questo, noi vediamo che ci sono altri punti molto belli in questa parola, dove
Noi vediamo che il popolo quando pecca, Dio li abbandona. E se questo popolo è stato sconfitto dai Filistei è perché questo popolo ha peccato. E come? Questo popolo si costruiva ognuno un monumento, ognuno aveva costruito un suo Deo, Dio, in statue e lo adorava. In sostanza, questo popolo si era allontanato da Dio e ognuno si era creato un idolo da poterlo adorare. Quando noi